Ciao ragazze, benvenute sul mio canale. Oggi volevo farvi vedere qualche piccolo acquisto che ho fatto appunto in questi giorni. Allora, iniziamo con qualche acquisto make-uposo. Sono andata da MAC a Riccione e ho preso due cosine. Ho preso questo, che è quello che indosso ora, Diva si chiama, ed è molto bello. Io cercavo un rossettino color vinaccia e questo è appunto matte Diva, che è questo qui. Questo qui, che è esattamente quello che ho ora indosso. Bello, mi piace molto. E i rossetti MAC, che dire, sono fantastici, lunga tenuta, e poi a me piacciono quelli opachi, non lucidi. Sono molto belli. Li consiglio a tutti. L'unica cosa è che ovviamente seccano un po' le labbra, però d'altronde. Altra cosa, ho preso il Fix. Questo fissante ce l'avevo già nella versione grande che sto terminando e questo l'ho preso mini size per metterlo magari in borsetta, ecco, per portarmela dietro quando ho bisogno di darmi una rinfrescata al viso mi evapora un po' questo. Buono, mi piace sia il profumo, ma dà proprio la sensazione di freschezza. Sempre riguardo il make-up, sono andata da Sephora, sempre a Riccione. Inizialmente sono andata per prendere il fondotinta, quello compatto della Too Faced. E il giorno prima ero appunto guardato sul sito per vedere la disponibilità e me lo dava disponibile. Mi sono recata in negozio e le ragazze mi hanno detto che praticamente l'avevano tolto dall'esposizione, non si sa per quale motivo. Nell'espositore non c'erano, diciamo, i campioni, ma ho visto che dietro c'erano tutti i fondotinta, ma insomma, non, a me e l'altra mia amica con cui sono andata non ci è stato dato questo fondotinta e io. Però mi sono rifatta, nel senso che innanzitutto vabbè, ho preso questa spugnetta di Sephora che avevo già, ma è da buttare. E questa spugnetta serve per quando, non so, io ad esempio quando faccio la maschera al viso, quella in argilla, questa qui, questa, quelle delle dive di Hollywood. Mi tolgo poi appunto la maschera con questa spugnetta qui che aiuta appunto per togliere più velocemente il prodotto e in più ho preso ta-da! Lei la volevo già da un po', la guardavo, la riguardavo e nei punti vendita della mia città la Too Faced non ce l'hanno, l'unico era appunto dalla disponibilità Riccione ed è. Cioè, guardate solo il packaging. È fantastica. È bellissima. E questi sono i colori. C'è un qualcosa di meraviglioso. Questo, diciamo che sono i trucchi che loro consigliano. Classici, il classico depli anche che mettono all'interno delle palette. E questi sono tutti i trucchi che ripropongono loro con questi tipi di colore. E la palettina lei. Specchietto. Ciao. E tutti i colori. Sono bellissimi. C'è una palette bellissima, piccolina, compatta, con diversi colori. Dal marrone al lilla, l'azzurrino, il nero, il viola.
Il rosato e il bianco brillante sono fantastici. Niente da dire. Too Faced, diciamo che fa delle palette meravigliose. Poi per quanto riguarda la durata, il prodotto ancora non l'ho provato, magari vi dirò poi più avanti. Mi hanno dato anche un campioncino che è una maschera di Dior, me ne hanno date due, e praticamente sono la maschera viene data e poi dopo qualche, credo 5-10 minuti viene risciacquata. Proverò anche questa. Dior mi piacciono molto i prodotti di Dior, quindi valuterò anche questa maschera qui. Per quanto riguarda l'abbigliamento, sono passata anche da Zara, figuriamoci se non passavo da Zara, e ho visto un sacco di cose bellissime. C'era un pellicciotto, c'erano le scarpe, ho visto pantaloni, cioè ho visto di tutto, però non potevo comprare tutto. Quindi ho comprato solo una magliettina, che è lei, che è fatta in questo modo, è un borgogna. Adesso sono in fissa con questo colore e ha tutte queste queste applicazioni qua. Fatto così, non avevo nessuna maglia di questo colore, allora ho detto prendiamo questo colore. Ultima cosa, questa è presa da cinese ed è questa collana qui, che è fantastica. Ha un po' tutti i colori, quindi diciamo che si può abbinare, non so, all'azzurro, all'arancio, al marroncino, al bianco. È una collana molto bella, molto colorata e mi è piaciuta molto. Niente ragazze, questi sono i miei acquisti di questo periodo e ci vediamo al prossimo video. Un bacione. Ciao!